Buonasera, sono la prima oratrice della squadra Alpha Women. L'arte agli italiani piace così tanto, diciamo spesso che vorremmo che i giovani li si appassionassero di più. Ebbene, poiché arte non è solo quella che troviamo nelle pinacoteche, perché non permettere a qualche giovane artista di potersi esprimere come meglio crede, magari regalando un volto nuovo alle nostre città? Roma ha puntato proprio su questo, e difatti in arrivo il regolamento sulla street art, con cui il Campidoglio provvederà una volta per tutte a valorizzare l'arte urbana. Dopo il protocollo dell'Urban Act del 2010, che consegnava 31 muri della città in mano agli street artist, questa volta il Comune pensa a una vera e propria delibera, per aiutare gli street artist a proseguire con la loro arte e arginare i pregiudizi che hanno caratterizzato un'arte urbana sempre più diffusa anche nella nostra capitale. Le linee guida per la destinazione e l'utilizzo di aree degradate e per il recupero di edifici verranno indicate ai comuni stessi, i quali provvederanno in maniera autonoma a restaurare questi luoghi. L'Italia non è di certo l'unico a utilizzare questo tipo di arte per abbellire edifici o addirittura treni e gallerie. In diverse parti del mondo, alcune compagnie ferroviarie hanno affidato i treni più malandati nelle mani di street artist. Eventi come il Trail Lidar presso la Gare del Nord di Bucarest o il progetto Full Train a São Luís in Brasile hanno permesso al mondo di vedere come delle mani giuste, delle semplici bombolette di vernice spray possano trasformarsi in veri strumenti di bellezza. Anche l'Italia da questo punto di vista si è data da fare. Infatti la compagnia dei trasporti romana ATAC ha permesso già nel 2014 ad artisti francesi e italiani di poter realizzare le loro opere su dei treni. Questo tipo di arte è il simbolo di espressioni di giovani anticonformisti che vogliono far sentire la loro voce comunicando i loro pensieri e le loro idee attraverso queste opere. Proprio per questo molti critici si sono ritrovati a favore di questo tipo di arte parlante, come ad esempio Vittorio Sgarbi, il quale è stato nominato presidente onorario dell'Associazione Italiana ISART, Associazione Italiana Street Art Senza Scopo di Lucro, che sostiene artisti e progetti legati all'arte contemporanea. Sgarbi dichiara che l'intervento degli street artist, partiti dalla strada e arrivati sino alle gallerie e ad oggi ammirati come dei maestri, è utile per animare e valorizzare i centri suburbani. È evidente inoltre che l'arte è in continua evoluzione. Come oggi viene criticata la street art, anche un tempo venivano criticati l'astrattismo di Kandinsky, il cubismo di Picasso e perfino le pop art di Andy Warhol, attualmente riconosciute come le più grandi espressioni artistiche del Novecento. Concludo in definitiva il mio discorso con questa citazione di Francesco d'Assisi. Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani la sua testa e il suo cuore è un artista. Ed è con questi ultimi tre elementi che gli street artist creano le loro opere.